So che per alcuni è tempo buttato via, ma a me mi piace un po' fare questi preassemblaggi, così almeno vedo intanto se tutto torna come dovrebbe. E quindi ho inserito alcuni componenti come i supporti delle pedaline, come vedete, i supporti che poi sono anche del motore e il parasassi. Prima di tutto perché insomma si comincia a vedere comparire qualcosa e poi perché appunto come ho detto si vede se c'è da fare degli aggiustamenti, questo non entra e anche se lo devo rilevare vi posso fare un'idea insomma di come comincia a uscire fuori la cosa. Così eventualmente siamo sempre in tempo per fare qualche aggiustamento. Ovviamente prima di mettere mano a ogni pezzo, come vedete, ho tutta la lista degli esplosi, me la sono messa sul cellulare, di modo che possa andare a vedere vite per vite dove vanno le cose. Ecco, anche se ho fatto i filmati all'inizio dello smontaggio, diciamo così, però non è detto che la tale riparella andasse in quel posto lì, quindi ho preferito appunto scaricarmi come faccio sempre i manuali, di modo che io so che il bullone 120 era così di fabbrica. C'è da stare attenti, piccola cosa comunque, perché come vedete in questo punto qui il manuale direbbe di installare la pedalina in questa maniera qui. Però c'è un bel errore, in realtà va sotto sopra, come vedete, altrimenti se noi l'avessimo messa in quella posizione lì, appunto ogni volta che andiamo a mettere il piede andrebbe giù, invece la pedalina deve ripiegarsi in questa maniera. Quindi il manuale sì, però anche questo con le molle, ecco, ci serve perché appunto per le viti, per queste cosine qui, però bisogna fargli una tara anche a questo, ecco. Vediamo questa confusione se ci si capisce qualcosa. Allora, queste sono le pedaline, una bella ingrassata, almeno non scricchiolano, e le vado a unire ai portapedana, che sono questi, ecco qua, che avevamo riaddrizzato tempo fa. E pare davvero di giocare alle costruzioni così. Con tutto questo luccichio non ci si capisce più nulla. Proprio come quando l'ho preso, eh. Uguale, uguale, uguale. Ovviamente sentiamo che il pezzo non stringa, altrimenti. E poi andiamo a stringere tutto. La sistemo provvisoriamente anche perché non saprò fino a quando non monto il motore dove va esattamente, però in ogni caso ecco, almeno la levo dal bancone e mi sento riavere, come si dice. Ormai che siamo da queste parti mettiamo anche la molla del cavalletto, sempre un po' di grasso a rame così scricchiola meno e poi con il tiramolle fatto in casa vado a metterla. Allora, prima la facciamo passare qui dal buchettino del telaio e poi con questi tiramolle la provo a inserire. Ed ecco. La mitica borsettina porta attrezzi. Qui invece abbiamo la chiavetta del blocco a sterzo, una chicca, sono riuscito a trovarlo veramente della Neyman come montava in origine.
quindi lo vado a mettere. L'unica cosa che non ho ancora, che non ho trovato, è il ribattino per lo sportellino della protezione. Quindi per ora inserisco questa chiusura qui e poi successivamente ci sta che lo trovi. Ecco, è sempre fin da ultimo, c'è sempre qualcosa da cercare, c'è sempre qualcosa che manca, e quindi diciamo che può andare bene così. Ecco, molto facile da inserire, vedete, ci sta, è proprio il suo. Andiamo a vedere se la funzione è quella. Sì, perfetto. E quindi anche questo è sistemato. Tappo del serbatoio e componenti con la nuova guarnizione. La vado a montare con l'anellino che poi dovremo fermare intorno al serbatoio. Ecco qua, dello sportellino. Attenzione ai fori di sfiato, li metto sfalzati, almeno la benzina non andrà fuori dal serbatoio. Questo per il verso giusto e il fermo con il dado. Una semplice serratura che non c'è e è la miglior cosa, insomma. Ed ecco qua il meccanismo rimontato.